interessante, ho ascoltato tutte le persone e Pesaresi è sempre, diciamo, un ascolto istruttivo e anche i vostri interventi e le tue testimonianze che sono poi no, quello che dobbiamo fare noi come sindacato dei pensionati, raccogliere quelli che sono i bisogni veri delle persone, voi lo fate tutti i giorni, sapete molto meglio di tanti altri, noi sappiamo quello che provano, quali sono i bisogni veri della gente perché ci parliamo, ci parlate tutti i giorni. Quindi io non è che faccio delle conclusioni, voglio riprendere alcune diciamo, considerazioni. Abbiamo capito, diciamo, lo sappiamo che è un'emergenza, che serve una risposta, noi diciamo, siamo anni che lo diciamo, adesso abbiamo aperto questo confronto con questo governo. Le nostre manifestazioni dell'anno scorso hanno portato a un risultato positivo, cioè che questo nuovo governo ci ha convocato subito, con l'altro diciamo, avevamo passato un anno di mobilitazioni. Quindi abbiamo avuto già questi incontri, noi abbiamo avuto degli incontri con la Ministra del Lavoro, Catalfo, e poi questo era un incontro diciamo confederale e dei pensionati e in cui abbiamo posto anche il problema della non autosufficienza. La Ministra diciamo, ci ha dato delle aperture anche ad aprire un tavolo su questo e su questa legge che noi vediamo. E ci ha diciamo, anticipato un aumento dei fondi per il Fondo Nazionale, dovrebbero esserci 100 milioni in più. Poi abbiamo avuto un incontro solo come pensionati con il Ministro Speranza e lì appunto abbiamo fatto presente questa richiesta di questa legge e in cui noi chiediamo anche la partecipazione del Ministro della Salute perché questo è un tema che riguarda la salute e il sociale, non dimentichiamolo mai, non dimentichiamolo quando anche facciamo questi ragionamenti anche diciamo sui redditi, perché la non autosufficienza nasce da patologie, da disabilità, è un problema che nasce da malattie, quindi stiamo molto attenti poi a inserire elementi di reddito, noi ovviamente come già chi ha redditi più alti ha compartecipazione alla spesa anche nella sanità, però la non autosufficienza, come avete detto, impoverisce fortemente le famiglie, impoverisce le persone, richiede dei costi elevatissimi, quindi è un tema molto delicato dove vogliamo l'asticella di chi può e di chi non può. Noi ribadiamo che delle prestazioni devono essere universali, poi ci sarà una compartecipazione, però stiamo attenti a dire che ci sono delle prestazioni sanitarie che non possono essere per tutti, quindi è un tema molto delicato, facciamo attenzione perché poi in momenti come questi, in cui poi i soldi non ci sono, si abbassa l'asticella e come abbiamo tagliato la rivalutazione delle pensioni a chi ci aveva più di 1.500 euro lordi, perché avevamo, insomma, il governo pensava che quelli non erano proprio poveri, si fa presto diciamo, a abbassare le asticelle anche per il diritto alla salute. Quindi diciamo, riflettiamo con calma su questi aspetti. Quindi abbiamo avuto anche nel tavolo con Speranza, abbiamo avuto la conferma che quei 2 miliardi e mezzo, come ha detto Maria Teresa, di aumento che era già stato previsto l'anno scorso con le regioni di aumento al Servizio Sanitario Nazionale sono confermati, così come il 1,5 miliardi per l'anno 2021. È proprio il minimo, noi chiediamo di più, però è una base perché ormai noi abbiamo un servizio sanitario che è un livello di finanziamento che secondo l'OMS diciamo, sta proprio ai limiti per un paese diciamo, altamente sviluppato e tecnologico come il nostro, perché siamo al 6,5-6,6 che è proprio diciamo sotto, non si riesce oggettivamente ad assicurare prestazioni adeguate. Poi c'è tutto un tema di come si utilizzano i servizi, quindi c'è un tema di carenza di risorse e di buona organizzazione.
del servizio sanitario e sociale. Voi qui avete fatto degli approfondimenti su quello che succede nella regione Marche, purtroppo succede anche in altre regioni che erano, diciamo, a un buon livello come le regioni Marche. C'è una carenza proprio, secondo me, organizzativa. C'è oggi molti problemi nelle regioni come la vostra del servizio sanitario, nascono da problemi organizzativi. Abbiamo creato con i manager un sistema che doveva risolvere questo e invece abbiamo creato un sistema, diciamo, con grandi carenze, per cui magari il medico è bravo, l'infermiere è bravo, però lì quello che non funziona è proprio l'organizzazione dell'ospedale, l'organizzazione dei servizi. E in più c'è un problema, come dicevo, di ormai risorse non adeguate. E quindi questo è il tema poi fondamentale della non autosufficienza, come è uscito oggi, è che i cambiamenti demografici, sociali, sono così tanti che, come noi chiediamo ormai da alcuni anni, serve proprio una rivoluzione culturale, una rivoluzione di tutte le politiche, serve un cambiamento profondo. Qui è stato detto, sono tanti temi che vanno cambiati, c'è un tema di anziani soli che aumentano, sono quasi tutti donne, oggi praticamente circa la metà degli anziani con sopra i 74 anni, il 40% per quelli sopra 74, il 45% per quelli sopra 85 anni vive solo. Questo è un grande problema e in futuro avremo persone che vivono sole e anche prive di familiari, perché ci sono sempre più persone che non hanno figli. Quindi questo deve porre anche, proprio come è stato detto, dobbiamo cambiare anche le modalità di come far restare queste persone a casa, perché oggi gli assistenti familiari sono una soluzione in molti casi obbligata, ma in molti casi anche funzionale, che però vive perché ci sono i figli che comunque gestiscono, controllano. Quando queste persone non avranno più i figli, anche quel modello lì avrà delle forti criticità. E su questo una cosa sulle badanti la voglio dire, io credo che sia molto giusto quello che ha detto l'amica sulla necessità di riaprire anche delle regolarizzazioni. Noi oggi abbiamo un sistema perverso, perché abbiamo bloccato qualunque tipo di ingresso regolare dei migranti, che era invece previsto con la legge Martelli e le leggi successive, e quindi l'unico modo in cui arrivano le persone è quello che arrivano in modo irregolare, oppure diventano irregolari quelli che avevano i permessi di soggiorno che li scadono e non hanno più magari le condizioni per rinnovarlo. Quindi c'è un tema di avere immigrati regolari che poi possano essere assunti regolarmente. Quindi un tema, capisco che è delicato, però di una forma di mettere in regola persone che hanno già il lavoro, come è stato fatto negli anni scorsi e come è stato fatto in quasi tutti i paesi, perfino gli Stati Uniti fanno le sanatorie, perché poi a parole dicono le cose, poi hanno i problemi reali. Capisco che è una parola che non si può dire in Italia oggi, perché ci sono tanti anche, diciamo, pregiudizi, che ormai andiamo avanti su non ragionamenti ma solo cose in pancia, però invece è un tema serio che va affrontato. Poi c'è l'altro tema che è stato affrontato sul fatto che ci sono persone regolari, perché chi è irregolare non è che ha usufruisce di agevolazioni. Quindi se la badante è regolare non mi può chiedere meno soldi perché usufruisce di agevolazioni, non lo usufruisce irregolare. Però invece c'è, è vero, questo tema di persone che sono qui regolarmente e ci chiedono, diciamo, di essere messe in regola per un numero minore di ore di quello che fanno. È un tema vero, però io direi che noi dobbiamo affrontarlo su due punti di vista. Uno è che chiaramente le famiglie, siccome non sono datori di lavoro come le imprese, hanno delle risorse economiche insufficienti
sufficienti per pagare spesso, per pagare un assistente familiare per tutte le ore con un contratto regolare. Allora lì che dobbiamo fare, secondo me? Aumentare le detrazioni, poter detrarre tutto, cioè dare la possibilità, o dare contributi, assegni di cura, in alcune regioni ci sono finalizzati a questo, perché le famiglie possano assumere in regola, ma diciamo che in un modo che sia sostenibile per le loro risorse economiche. L'altro tema che può affrontare questo problema qui è il fatto che oggi, con l'evasione fiscale così elevata che noi abbiamo in Italia, infatti una delle nostre richieste come sindacati confederali, dei pensionati, tutte le categorie, è affrontare questo tema che è una vera emergenza sociale insieme alla non autosufficienza, è perché sono sfalsati tutti i livelli di reddito oggi in Italia, perché sono di chi paga le tasse è una parte del paese e quindi è sfalsato sia chi dovrebbe essere povero, perché sono troppo bassi i livelli che permettono l'esenzione per oggi, devono essere alzati, perché una famiglia con 1000 euro è povera, 1200 è povera, quindi dobbiamo alzare, e sono pure bassi i livelli di chi è ricco, su cui siccome sono solo quelli che pagano le tasse, e noi diciamo che è ricchissimo uno che ha 60.000 euro lordi, ma non è la realtà del paese, cioè la realtà del paese è che c'è molta gente più ricca di quelli, ma che sono tutti evasori o illusori fiscali. Quindi se noi avessimo la vera rappresentanza, se tutti pagassero le tasse, potremmo ridistribuire, diciamo, il carico fiscale in modo molto più equo e alzare anche la platea di chi ha, diciamo, diritto ad agevolazioni fiscali per chi è povero. Quindi secondo me questo è un tema fondamentale che ci riguarda anche per quello che riguarda l'assistenza. Poi abbiamo parlato anche del fatto che questa non autosufficienza, che la non autosufficienza ha un forte impatto di genere, perché sono non autosufficienti molte delle persone, sono donne molte delle persone non autosufficienti e molte dei caregiver. Anche questo è un tema che noi abbiamo al centro della nostra iniziativa sindacale e devo dire che grazie alle donne del sindacato e alle donne dei pensionati questo tema è stato messo al centro delle rivendicazioni confederali, perché come sapete noi chiediamo un aumento della contribuzione figurativa per chi svolge lavoro di cura e anche una possibilità di andare in pensione anticipatamente. E è importante ribadire che il lavoro di cura non riguarda solo i bambini ma anche le persone anziane, perché oggi nel dibattito della politica spesso si parla del lavoro di cura per i bambini, che è fondamentale, noi facciamo pochi figli non solo perché vogliamo farne pochi ma perché non abbiamo le condizioni, però bisogna sempre ricordare che oggi una parte fondamentale del lavoro di cura è svolto per le persone anziane e come ha detto anche Maria Teresa, oggi abbiamo anche questo tema che, avendo alzato l'età pensionabile alle donne molto in fretta, oggi ci sono tante persone che ancora lavorano, che hanno 64-65 anni, anche uomini, e che nel frattempo si devono prendere cura dei genitori o suoceri anziani, e poi spesso fanno anche i nonni e si prendono cura pure dei nipoti. Però c'è un tema di riqualificazione urbana, c'è un tema di eliminare le barriere architettoniche, c'è un tema aumentare fortemente le risorse per la prevenzione, perché è stato collegato molto giustamente il tema del non autosufficienza al tema dell'invecchiamento attivo, perché noi abbiamo, come ha detto Maria Teresa, una percentuale di anni in buona salute minore di altri paesi europei, cioè nonostante noi si viva di più, però viviamo più anni in cattive condizioni di salute, quindi è fondamentale rafforzare le politiche di prevenzione. Noi come sindacati dei pensionati lo facciamo da tanto tempo, abbiamo modificato proprio la cultura su questo, perché noi tante volte diciamo,
ci trattiamo anche male, nel senso che tante cose non le riusciamo a fare, però noi abbiamo anche fatto tante cose importanti, abbiamo posto sia il tema della non autosufficienza al centro delle politiche e anche il tema dell'invecchiamento attivo, perché non ne parlava la gente, ne parlava, diciamo, in un modo sbagliato, era il nonno vigile, no? Noi abbiamo detto che l'invecchiamento attivo deve riguardare tutte le politiche, che è un percorso che deve che nasce dai bambini, che è cambiamento degli stili di vita, che è poter accedere alla prevenzione, alla diagnosi precoce in modo, no? Ne parlavi tu, cioè, in modo semplice, perché se uno vuoi per farsi un'analisi diagnostica deve perdere un mese per fare le pratiche, pagare un super ticket e poi aspettare 6 mesi, diciamo non è invogliato. Invece, però ci sono anche tanti screening adesso su molte patologie che funzionano nelle regioni, insomma. Quindi quello è un tema molto importante e noi abbiamo, diciamo, dato l'indicazione politico-teorica di come doveva essere sviluppato, e grazie a noi nelle regioni abbiamo dato vita a leggi regionali buone che hanno questa impostazione in quasi tutte le regioni. E è stato proprio qui, l'avete fatto voi, ma in tutte le altre regioni dove ci sono le leggi regionali sull'invecchiamento sono state frutto della nostra mobilitazione. Questo lavoro lo stiamo cercando di fare anche a livello nazionale, perché lì invece c'è un approccio molto vecchio. Queste proposte di legge che sono in Parlamento sono proposte di legge che non hanno quell'approccio a 360 gradi che chiediamo. Abbiamo con questo nuovo governo riscritto ai presidenti delle due commissioni in cui sono diciamo, stati presentati assegnati questi disegni e proposte di legge, abbiamo fatto un documento unitario, sindacati dei pensionati, associazioni di volontariato e di promozione sociale, quindi SPIEF, NPI, WILP, AUSER, ANTEAS e ADA, in cui proprio, e questo è un passo avanti perché negli anni scorsi avevamo qualche difficoltà a interloquire in modo giusto con le nostre associazioni volontarie di promozione sociale. Invece adesso abbiamo fatto un lavoro comune importante e quindi abbiamo presentato questo documento con le nostre proposte su questo, quindi quello è un altro tema su cui noi stiamo andando avanti a livello nazionale così come voi a livello territoriale. E quindi c'è tutto il tema che è stato diciamo brevemente accennato, che è molto importante, dell'innovazione tecnologica, perché per far restare le persone a casa propria, quello è un modo che diciamo va sicuramente sviluppato e è un modo, come diceva anche Manuel, che può portare a buona occupazione dei giovani, buon sviluppo economico e crescita del PIL, perché noi dobbiamo pensare che certo la non autosufficienza può essere occasione di buoni posti di lavoro pagati in giusto, non solo per quanto riguarda gli assistenti familiari, ma anche per tutto questo grande e nuovo diciamo, settore dell'innovazione tecnologica, a partire dalle cose più semplici che già alcune regioni utilizzano, tipo il telesoccorso, fino alle cose più importanti di cui si è accennato, la robotica. Avete letto che c'è una persona tetraplegica in Italia che ha potuto governare questo esoscheletro con gli impulsi del cervello, quindi c'è un mondo che si apre, che può essere e deve essere messo a servizio delle persone anziane, che oggi ha dei grandi costi, ma come un tempo altre cose che erano molto costose, il computer, i telefonini, se in futuro diciamo può essere sempre più accessibile. E la domotica anche è un altro mondo che può permettere alle persone maggiore indipendenza e di restare nelle proprie case, e anche gli esempi semplici, no? Per capire come diciamo il mondo evolve, noi dobbiamo spingere. Per esempio adesso ci sono quegli aggeggini, no? Per aprire i tappi. Cioè, se noi capiamo che il mondo con 25% di persone anziane deve cambiare anche nei prodotti, piano piano il mercato poi si adatta, perché quella è la cosa che le persone anche anziane autosufficienti hanno difficoltà a fare, aprire bottiglie, tappi, no?
Oppure ci sono questi cavatappi elettrici, sono esempi stupidi, però quando io ho cominciato a occuparmi di queste cose, che dicevamo proprio quello, che servivano gli ausili, che poi erano utili a tutti, perché cioè una cosa che non è che a una persona che ce la fa gli è comoda pure a lui, è comoda a un bambino, è comodo se uno si è rotto un braccio e c'ha il braccio più debole, non c'erano, quindi c'è un percorso, noi dobbiamo essere diciamo forti di continuare a spingere anche l'innovazione tecnologica che già è in quella direzione. Io penso che nonostante le grandissime difficoltà che questo paese affronta, si può fare, perché è una cosa che serve a tutti, cioè a fare fronte al bisogno di autonomia, a rendere le persone sempre più autonome, è un bisogno che tutti diventeremo vecchi e tutti ci auguriamo di non diventare non autosufficienti, perché non è che è una condanna, c'è una metà della popolazione molto anziana che non diventa non autosufficiente, quindi però per chi ci diventa noi dobbiamo aumentare le possibilità di autonomia il più possibile e dare a queste persone il massimo dell'assistenza possibile. È una cosa indispensabile, ma è una cosa così bisogno, così profondo, perché tutti avete detto che avete avuto il genitore o l'amico o il parente, quindi è un bisogno della nostra società, quindi ci dobbiamo arrivare, perché è una cosa che le persone vivono, sentono, quindi è un tema su cui noi dobbiamo insistere con la raccolta delle firme, perché è un tema che primario delle persone, la politica non lo capisce, ma le persone lo vivono come un bisogno, quindi noi lo dobbiamo intercettare questo bisogno e rappresentare queste persone, e lo possiamo fare, secondo me possiamo arrivare a risultati su questo, proprio perché è un'esigenza condivisa da milioni di cittadini italiani, quindi le soluzioni si possono trovare. E io credo che se noi continueremo, adesso abbiamo questa manifestazione, tra l'altro credo insomma che ci sarà anche, siccome si parlava di aree remotate, uno stand proprio dedicato alle quattro regioni che sono state interessate dai terremoti degli ultimi anni, e quindi perché faremo una specie di piazza degli anziani, una specie di piazza in cui si discuterà, in cui ci saranno testimonianze di persone non autosufficienti o di familiari, in cui ci saranno anche spazi musicali, cioè una giornata dedicata ai nostri temi, dedicata alla centralità e al protagonismo delle persone anziane. Quindi noi abbiamo ottenuto tanti risultati e sono convinta che se noi proseguiamo, è faticoso quello che vi chiediamo sempre sui territori di fare mobilitazioni, però sono certa che noi possiamo ottenere dei risultati con insomma l'impegno di tutti. Grazie. Grazie.